È il quinto anno che Villa Pacis organizza Ottobre in Rosa, una iniziativa dedicata alla prevenzione del tumore al seno, a sottolineare anche il rapporto che si è instaurato tra questa struttura Villa Pacis e il territorio. Villa Pagis è il territorio, quindi è normale che questo è il quinto anno, è partita da San Marco, siamo a Capodorrando, quest'anno abbiamo aggiunto anche Messina, perché in partner con Villa Pagis si è aperto anche Messina e quindi siamo pure presenti a Messina. I numeri vi incoraggiano su questa strada, tutte le visite, insomma, tutte le prenotazioni sono praticamente completate e quindi è un segnale dell'attività fatta riguardo la sensibilizzazione su questa tematica. E questo è l'obiettivo raggiunto, ma posso anticipare che noi non ci fermiamo solo alla prevenzione del tumore, perché la prevenzione nella sanità, nella salute, penso che non sono solo i tumori. Possiamo dire che al termine del mese di prevenzione il risultato è stato ottimo, la cittadinanza ha risposto in maniera positiva, possiamo attestarci circa al 50 visite di prevenzione. Il nostro compito è quello del gruppo San Lorenzo, quindi con Villa Pacis, è quello di portare avanti sempre questo discorso che riguarda la prevenzione delle malattie neoplastiche, soprattutto in maniera particolare di quelle del seno. Cercheremo successivamente, nei mesi successivi e anche nell'anno a venire, di fare più incontri in maniera tale di rispondere alle esigenze della cittadinanza che possiamo dire sono state tante. Visite di prevenzione riguardavano una fascia d'età compresa dai 18 in su, possiamo dire che intorno ai 45-50 anni è stata la maggiore affluenza. Per nostra fortuna non abbiamo riscontrato alcun caso particolare di neoplasia, ma solo quadri di mastopatia fibrocistica o qualche fibroadenoma, ma niente di particolare. Le persone sono rimaste molto soddisfatte di questa iniziativa. Avere paura della malattia neoplastica né della parola neoplasia, devono sempre sottoporsi anche loro stessi a delle visite di prevenzione fatte a casa, visite mensili e avere fiducia soprattutto nelle istituzioni. L'età per la mammografia per iniziare a fare prevenzione è dopo i 45 anni, però è vero che in generale le donne già potrebbero iniziare a sottoporsi a ecografia dopo i 25 anni e che comunque questi tempi si anticipano in quelle pazienti che hanno una predisposizione familiare per neoplasia alla mammella. Nei tumori alla mammella abbiamo visto proprio una svolta in ambito oncologico per quanto riguarda le terapie, perché un approccio precoce dà dei grossi risultati sia in termini proprio di recupero che quasi potremmo parlare di guarigione, cosa che in ambito oncologico è molto difficile ovviamente. Quindi sicuramente la prevenzione è già un primo passo per la cura. Ecco. Qual è la risposta delle donne della provincia di Messina dal suo punto di vista, dalla sua ottica ovviamente? Allora, sicuramente secondo me negli ultimi anni si è riscontrato una grande adesione a questo tipo di iniziative, molto più che negli anni passati, soprattutto nelle fasce più di età più giovanile, ma comunque in generale in tutte le donne, perché iniziano a capire proprio l'importanza, forse anche per la diffusione mediatica che si fa del problema, ecco, quindi sì. Oggi diciamo che la prevenzione è metà della cura, perché soprattutto in alcuni organi come la mammella nella donna o l'apparato ginecologico, una buona prevenzione fa sì che la malattia venga presa in uno stadio assolutamente iniziale e quindi oggi con le nuove cure, sia di chirurgia che di chemio, che di immuno, che di target, che di farmaci intelligenti, oggi riusciamo veramente a curare più dell'80-90% delle donne. Questo è uno dei tumori che è più, diciamo, facile da curare. L'importante, insomma, è accorgersene in tempo. Assolutamente sì, oggi come oggi non vediamo più quelle immagini che vedevamo 15-20 anni fa di neoplasia della mammella molto, molto avanzata, in cui era già molto difficile riuscire a controllare la malattia. Quindi queste campagne di prevenzione, noi dell'Associazione Oncologi ci battiamo da tantissimi anni perché per noi è assolutamente importantissimo per la donna fare la prevenzione, soprattutto anche perché sia la mammella che l'apparato ginecologico per le donne sono degli organi assolutamente controllabili.
In questo senso anche l'attività svolta da Villa Pacis, che ha fatto un po' da collante, diciamo, tra il territorio e i medici, è stata da sottolineare. Assolutamente importante, non è il primo anno che si fa ed è uno stimolo per la cittadinanza, per la popolazione di questa zona, per questione di lontananza o altro, non riescono a raggiungere la città dove si fanno tantissime visite di prevenzione. Quindi già il fatto stesso che Villa Pacis si impegna in questo è assolutamente da applaudire. Lo psicologo è la figura che aiuta soprattutto a chiarire quelli che sono i dubbi, le incertezze relative a questo tipo di malattia. Molte volte sono proprio questi i fattori che spingono le donne a non sottoporsi alle visite, diciamo, preventive. E l'obiettivo nostro, mio, di Villa Pacis, è quello appunto di sollecitare la consapevolezza e l'importanza dell'informazione su questi screening oncologici. In questo contesto la prassi prevede appunto la figura dello psicologo. In realtà nel territorio Villa Pacis offre appunto questo supporto psicologico per accompagnare le pazienti alla visita appunto di screening oncologico. È di fondamentale importanza perché le donne, e come tutti noi, non sanno effettivamente che cosa consiste, quindi più delle volte chiedono se sarà dolorosa, se magari può avere delle compromissioni anche a livello non solo, diciamo, lavorativo ma anche familiare, quindi molte volte le domande che fanno sono relative appunto a come posso gestire la situazione, quindi già c'è questa ansia anticipatoria della visita. Quindi il ruolo dello psicologo in questo caso qual è? È quello proprio di metterle a loro agio e di far capire che appunto la prevenzione è importante e che se si fa questo passo tutto verrà con più semplicità, quindi c'è un accompagnamento appunto dall'informazione alla prima visita. E molte sono state contente, diciamo, hanno voluto appunto sapere più aspetti legati non solo alle patologie, diciamo, dovute al seno, ma anche altri appunto fattori psicosociali, e quindi le domande appunto erano un po' quello che è l'ambiente familiare, sempre perché qui c'è un po' come dire, là, un po' una mentalità che se non parlo del problema allora il problema non c'è. In realtà parlare aiuta ad affrontare in maniera, diciamo, adeguata il problema. Al momento questa campagna sta diventando veramente impegnativa, perché nella provincia di Messina, grazie all'impegno della casa di cura Villa Salus, di Villa Pacis e di altre strutture ad essa collegate, la nuova struttura di Rodia, di San Marco d'Alunzio e qualche altra struttura a Brolo, sinceramente ci stiamo spostando spessissimo nel cercare di controllare tutte le donne che ne fanno richiesta. Chiaramente tutto avviene gratuitamente grazie alla Lega Italiana Lotta ai Tumori. Quali donne dovrebbero iniziare a fare prevenzione? A chi si rivolge questa attività? Beh, noi la facciamo a tutti, cioè non abbiamo un limite di età. Le nostre strutture convenzionate, cioè il Sistema Sanitario Nazionale, garantisce e non sempre riesce a svolgerle regolarmente delle visite preventive senologiche per donne oltre i 49 anni e non oltre i 60, mentre purtroppo la neoplasia del seno, soprattutto negli ultimi anni, si sta abbassando il coefficiente d'età e abbiamo tantissimi casi anche in donne giovani di 30 anni, anche meno addirittura. Oggigiorno in Italia abbiamo più di 50.000 casi anno di tumori mammari, però per fortuna, grazie alla prevenzione e a una diagnosi precoce, i tumori si diagnosticano veramente molto piccoli, intorno al centimetro, e quando la diagnosi è così brillantemente fatta all'inizio dell'esordio della malattia, la guarigione si assicura quasi nell'80% dei casi. L'incidenza è un po' inferiore rispetto alle zone più industrializzate, rispetto al nord Italia, leggermente inferiore, e per fortuna sono ridotti assolutamente i cosiddetti viaggi della speranza, nel senso che le donne hanno più fiducia nelle nostre strutture sanitarie siciliane,
prima, fino a alcuni anni fa, purtroppo spessissimo, forse troppo spesso, si ricorreva delle strutture del nord per sottoporsi all'intervento chirurgico, ma oggi abbiamo delle ottime strutture sia a Messina, sia a Catania, sia a Palermo, e quindi la maggior parte di trattamenti vengono eseguiti per fortuna nella nostra regione. Forse da migliorare c'è qualche struttura diagnostica, perché adesso ci sono due o tre tipi di innovazioni nel campo diagnostico: la tomosintesi, la risonanza magnetica mammaria, che non è così diffusa in Sicilia. Sicuramente nel campo diagnostico si potrebbe fare qualcosina in più. Identificare una patologia oggi in uno stadio precoce ed iniziale significa garantirsi la sopravvivenza, anche grazie a tutto un insieme di strategie terapeutiche, radioterapiche, ormonoterapiche, immunoterapiche, di cui oggi ci possiamo avvalere. Per cui è un vantaggio a cui le donne non possono rinunciare. È un vantaggio che il gruppo Villa Pacis ha voluto dare a noi come oncologi che abbiamo preso parte alla campagna con grandissima disponibilità e con grandissimo piacere, ma è un vantaggio che ha voluto dare soprattutto alla popolazione femminile di questo comprensorio. Per cui ringraziamo il gruppo, ma ringraziamo soprattutto le donne che hanno preso parte, tra l'altro con molta simpatia, con estrema disponibilità e con estrema fiducia.